sono 25 anni che ci sono che c'è la festa delle Marie, 1999-2024. Mi sembrano, le guardo, mi sembrano bellissime, perciò un'edizione direi bella. Ho raccomandato che siano amiche tra di loro, che sarà molto difficile, e specialmente il rispetto tra di loro e per gli altri. E poi io non voglio altro da loro, voglio soltanto che si divertino, che mi seguano. Gli ho detto che sarò severissima quei 10 giorni e lo sarò. E io non lo chiamerei concorso, lo voglio chiamare sempre rievocazione storica, e quello che io in genere cerco appunto di fare in questi 10 giorni è far conoscere Venezia in tutti i suoi aspetti, nei suoi palazzi, nelle sue strade, perché noi passiamo tutta Venezia, cioè noi giriamo dappertutto, ed è quello che io voglio sempre che queste ragazze conoscono. Infatti è per quello che inserisco divertimento, cultura e anche sociale. Marie per sempre. È stato un impegno, ma è sempre piacevole vedere tante belle ragazze e soprattutto determinate a partecipare a una manifestazione così, diciamo, importante e tradizionale, che caratterizza veramente il carnevale veneziano e che le proietta in una dimensione per tutte, in una dimensione che le riporta a un carnevale veramente eccezionale, di fuori degli schemi, e facendole fare un'esperienza che si ricorderanno per il resto della vita, perché poi le Marie sono per sempre, indossando ovviamente i nostri abiti che abbiamo fatto apposta per loro. E ci sarà una piccola aggiunta o sorpresa, diciamo, la vedremo tutti quando usciranno in esibizione, insomma, dal 3 in poi. Cioè, il Carnevale di Venezia ha sempre due argomenti, la tradizione e la trasgressione. E molti, diciamo, amanti del carnevale veneziano percorrono una o tutte e due le due, diciamo così, direzioni, interpretando a modo proprio, insomma, il tema principale, che è la trasgressione e la tradizione. Sì, che troviamo costumi tradizionalissimi impeccabili o costumi assolutamente assurdi e pazzeschi come il carnevale impone.